Nel Mar della Cina ha sfiorato lo scontro tra navi da guerra russa e americana, scambio di accuse, mentre a San Pietroburgo Putin e Xi Jinping fanno fronte comune contro gli Stati Uniti. Seguiamo il corrispondente Sergio Paini. Luna di miele e rapporti ai massimi storici tra Russia e Cina, spinte in un abbraccio da un nemico comune, quegli Stati Uniti che colpiscono Mosca con le sanzioni e Pechino con i dazi. Guerre economiche, ma quelle vere, avverte Putin, potrebbero essere dietro l'angolo. Anche oggi, nel Mar Cinese meridionale, due navi militari, una russa e l'altra americana, hanno rischiato di scontrarsi. Ma finché non si affonda, avanti con le intese geopolitiche e commerciali tra l'orso e il dragone, gas, petrolio, armi e tecnologia, come l'accordo siglato tra il gigante delle telecomunicazioni Huawei e il principale operatore telefonico russo per lo sviluppo delle reti 5G. Un passo importante in un momento in cui il gruppo cinese è sotto attacco per i timori di spionaggio informatico avanzati dagli Stati Uniti. Vogliono schiacciarli, spingerli fuori dal mercato globale, ha tuonato Putin in difesa del presidente cinese Xi Jinping, ospite d'onore al forum economico di San Pietroburgo. Il modello di relazioni internazionali è in crisi e gli americani, accusa il capo del Cremlino, combattono senza regole utilizzando il dollaro come strumento di pressione. La diplomazia dei panda, portata in dono dall'amico Xi allo zoo di Mosca, sta già dando i suoi frutti. Forse è vero il proverbio cinese citato da Putin: quando le tigri nella valle litigano, le scimmie aspettano sull'albero, ma stavolta è chiarissimo per chi fanno il tifo.